Siamo alla terza edizione, un 2019 che ha evidenziato come anche Tropea, in periodi per consuetudine non la vedevano brillare dal punto di vista delle presenze, si è dimostrato che se si ricaricano, se si riempie di eventi, anche un periodo che per consuetudine era morto, definiamolo così, in realtà si riesce a fare, parliamo di turismo, turismo anche in periodi non propriamente dedicati a questo settore per quanto riguarda una località balneare. Il 2020 purtroppo è stato un anno dove il Covid ha dominato, quindi l'esperimento non può essere misurato, non l'abbiamo potuto misurare in termini di presenza, anche se, come dirò, lo scopo delle luminarie e delle luci non è solo quello di creare numeri, portare gente, ma anche quello di dare ai nostri cittadini regalare un momento di felicità e di gioia, soprattutto ai bambini, quindi di offrire, di restituire ai nostri concittadini, a cominciare dai bambini, una parte di quella che è il benessere che la città, grazie al turismo, ha. Quest'anno l'impegno dell'amministrazione è cresciuto, speriamo che non si verifichino colpi di coda da parte del Covid e quindi di poter procedere con relativa tranquillità. Il periodo natalizio, oltre alle luminarie, sarà riempito di eventi di diversa natura e anche di eventi di diverso di valore, alcuni molto significativi, ma di questo ne parleranno poi le signore che interverranno dopo di me. L'obiettivo è, come dicevo, quello di la città di Tropea ha investito tantissimo sul borgo, quello che noi vogliamo fare attraverso questa iniziativa è essere, come dire, protagonisti di un risveglio non solo della nostra comunità, ma dell'intero territorio, Costa degli Dei, per non dire Calabria, quindi dare, offrire uno spettacolo, di questo territorio, ma della Calabria, che si va a proiettare grazie a quello che oggi sono quegli strumenti che ci vengono offerti da internet, attraverso Facebook, Instagram e vari social, quindi dimostrare, proiettare all'esterno quelle che sono le potenzialità, di un territorio ricchissimo di materia. Bellezze architettoniche e storiche che attraverso il fascino delle luci risplendono ancora di più. Quindi l'obiettivo è un obiettivo complesso che va ben al di là della luminaria in sé, ma ha diciamo, intendimenti di promozione del territorio, di promozione dell'attività economica, dell'industria, del turismo nel periodo natalizio, in un'ottica di destagionalizzazione di cui si parla di continuo, nella quale spesso non ci si crede, e qui apro e chiudo una parentesi, io purtroppo sono costretto a notare che anche operatori della mia città, non credono o comunque sia non investono in questa opera, attività di destagionalizzazione che io la ritengo, fondamentale per una crescita e per un progresso,
non solo economico ma anche culturale dell'intero territorio. Purtroppo continuiamo ad assistere a chiusure all'indomani del fine estate in senso stretto, quindi con l'arrivare dell'autunno, dell'incedere dell'autunno, quindi a metà ottobre assistiamo a una sorta di desertificazione del centro storico e la cosa purtroppo diventa un problema che è vissuto male soprattutto da quegli imprenditori invece che credono nelle potenzialità della città, investono tante risorse e forze e risorse sulla città, però purtroppo non hanno quel supporto necessario che potrebbe consentire di migliorare o comunque sia di vendere un prodotto, perché va da sé che se tu porti gente e poi questa gente non sa dove andare a cenare piuttosto che pranzare, piuttosto che fare la colazione, piuttosto che comprare un souvenir, diventa una problematica seria. Purtroppo noi assistiamo anche a questo e a volte, oltre a questo, anche all'arroganza di chi, per esempio, pretende, e questo, professoressa, se lo sottolineate, mi farebbe piacere, di non solo chiudere, ma anche di occupare spazi della città. Quindi questa è una cosa sulla quale si interverrà, che non verrà accettata, perché a un certo punto, già il fatto della chiusura dal punto di vista della liceità dell'azione è opinabile. Continuare pure ad occupare spazi, insomma, diventa una cosa inaccettabile. Quindi noi, attraverso quindi questa iniziativa, quindi chiudiamo questa parentesi un po' triste, vogliamo offrire intanto a noi stessi, alla nostra comunità, qualcosa per far passare queste vacanze natalizie in un clima festoso che ti abbracci, che ti porti ad uscire, che ti porti ad essere più buono, insomma, cercare di creare quel clima natalizio che è foriero di tante belle, di un risveglio delle coscienze, quindi è la prima cosa. Dare un messaggio positivo anche alla Calabria. Io, per esempio, e con un pizzico di presunzione, mi piace dirlo, raccolgo da amici sindaci delle testimonianze di apprezzamento, di ammirazione che si stanno riflettendo poi in analoghe iniziative che stanno iniziando a prendere corpo in altri contesti dell'intera provincia di Vibo Valentia. Questo è un aspetto molto importante, quindi il fatto che Tropea sia stata pioniera in questa avventura e sia in certo qual modo visto come modello da seguire, insomma, mi riempie d'orgoglio, perché io penso sempre che la crescita della nostra regione non possa essere legata a un singolo o una singola realtà, ma deve essere da questa singola realtà dovrebbe, diciamo, contagiare tutto il resto del territorio, dovrebbe innescare quel circolo virtuoso attraverso il quale poi si potrà parlare di rilancio dell'immagine in primo luogo della Calabria. Quindi questo è quello che mi sentivo di dover dire, quindi cedo la parola, non so a chi, a Romania. Grazie. Allora, mi presento brevemente, Romania Zangone, presidente dell'Associazione Commercianti Tropea. Una breve introduzione Una cosa anche. che Sì. dimenticavo, ovviamente, la che davo per scontata, ma a volte le cose non sono scontate. Ovviamente ringrazio il Comune, ha fatto la sua parte, però accanto al Comune abbiamo avuto la partecipazione, la collaborazione determinata sicuramente in primo luogo dell'Associazione Commercianti che insomma ci ha messo l'anima. Già dal 2019 in questo progetto e oggi nel 2021 insomma ha dato prova intanto di perseveranza, perché se non si ha la perseveranza ogni iniziativa è destinata a fallire. L'altro giorno guardavo per la centesima volta il film The Founder, la storia di McDonald's.
E lui dice, qual è, gli chiedevano poi alla fine, quando aveva fregato tutti, qual è il segreto del suo, la perseveranza. Ecco, nelle cose bisogna essere perseveranti, non ci si può arrendere. Qui abbiamo alle nostre spalle, abbiamo il professore Miraversano, che è un esempio di perseveranza. Cioè, quando si parte con una cosa, il fallimento, se non c'è la perseveranza, è dietro l'angolo. Quindi noi ancora siamo agli inizi di questa avventura, perché questa nostra idea, che alla fine non è un'idea nostra, è mutuata da altre realtà, ma affinché comunque nel tessuto sociale nostro questa iniziativa si imponga, ancora occorreranno anni. Devo dire che con il trascorrere degli anni, ecco, questo 2021 e comunque sia sarà un anno difficile, non è che siamo usciti dal Covid, quindi abbiamo scommesso anche nel 2021, però diciamo che noi ne siamo convinti della bontà dell'idea e siamo convinti che dietro la bontà dell'idea, del progetto, che ripeto non è una nostra invenzione, ma è mutuata da altre esperienze, e io non me ne, nessuno di noi se ne vergogna, perché le esperienze degli altri, quando sono esperienze positive, devono essere sposate. Noi guardiamo io guardo sempre con ammirazione gli altri sindaci quando sono bravi, quindi non mi vergogno di dirlo, né di tantomeno di nascondere se una cosa deriva da altri posti. Quindi però occorre essere perseveranti. Io non penso che Salerno, quando ha acceso le luminarie, il primo anno sia partito chissà con la banda, però nel corso del tempo si è imposto come modello per quanto riguarda questo settore. Noi stiamo crescendo e continueremo a farlo, ben sapendo di quelle che sono le difficoltà, perché vi garantisco che dietro ogni iniziativa, la più, come dire, no, non, voglio, non, non bella iniziativa, perché bella è un discorso molto opinabile, ma più credibile, magari poi si riesce a sì, organizzare. c'è no, c'è sempre, come dire, critiche sterili, diffidenza, alle quali ovviamente uno ascolta tutte le cose, però sicuramente non possono essere determinanti né nelle strategie, né sono determinanti nel farci o non farci andare avanti in una direzione. Quindi chiedo scusa, avevo dimenticato di ricordare, fare riferimento a questo passaggio, e oltre, voglio dire, all'Associazione Commercianti, tante altre associazioni sono presenti, fanno parte di questo e del calendario e diciamo dell'organizzazione dell'evento. Difatti riallaccio. Ma Emilio, se ti Sì, siedi se no puoi non si parlare, quindi sente. ne parlerai dopo l'intervento della signora Romania. Ok, così. No, riguardo questa cosa delle luci, di perseveranza, Ecco, è il testimone di Salerno, il professor Siamo ancora in alto mare a Salerno perché c'è molta paura, quindi la città è ancora in preda a questo terrore. Però qui abbiamo, esatto, diciamo, il merito di Tropea in questo momento è di scommettere, di rischiare, tra virgolette, cosa che a Salerno invece De Luca ha deciso di. Avremmo già acceso le luci il 1° novembre, per cui è invece ancora tutto in alto mare e non si sa ancora nulla. Solo questo volevo dire. Scusa, Romania, No, non per ti carità. interromperà più nessuno. No, per carità, anzi. Allora, presento un attimino anche le mie compagne di avventura per la realizzazione di questo programma di Natale, che sono la vicepresidente, Domenica Meligrana, la nostra tesoriera, Romania Marchese, segretaria Maria Antonietta Pugliese, nonché egregio rappresentante della Proloco di Tropea. E tutte insieme abbiamo fatto un lavoro a partire dal 2019, come ben prima diceva il sindaco. Non è un lavoro dell'ultimo minuto. E in questi anni noi abbiamo elaborato un progetto che
che si è fermato nel 2020 causa Covid ovviamente, ma noi non ci siamo invece fermati perché abbiamo analizzato alcune cose che noi reputavamo importanti per il Natale tropeano, le abbiamo messe su carta perché ce le siamo, nel senso che ce le siamo proprio appuntate per vedere poi nel 2021 se c'era la fattibilità per realizzare quello che noi abbiamo abbiamo messo in, su carta. Siamo finalmente arrivati a questo, forse al periodo più bello di tutto l'anno, che è appunto il Natale. Questo Natale è ricco ed è articolato di eventi, come prima diceva il sindaco. Questi eventi non sono solo eventi che riguardano la tradizione del Natale, saranno presenti sicuramente i mercatini di Natale, saranno sicuramente presenti i presepi, ci sono ben due presepi viventi, uno della, a cura dell'associazione Libertas di Tropea e l'altro a cura di Marcella Romano, l'associazione Le Chiazzarole di Tropea, Le Chiazzarole. Quindi ci saranno sicuramente un evento dedicato tutto ai bambini. Questa è la parte tradizionale, la parte che non può mancare in un Natale ben curato e ben predisposto. Oltre a questo, l'associazione commercianti ha voluto anche affiancare il commercio con degli eventi di musica. Perché fare degli eventi di musica? Il motivo e lo scopo è senz'altro quello di allietare i turisti che verranno a visitare il borgo, perché verranno a visitare le luminarie, verranno a visitare il borgo, perché essendo Tropea il borgo dei borghi, l'inverno è il momento migliore per visitare il borgo. Essendo anche il momento migliore, ci siamo resi conto che non poteva essere vuoto, ma ci doveva essere un qualcosa che allietasse i turisti. E quindi abbiamo predisposto tre eventi importanti di musica. Questi eventi di musica sono degli eventi che non sono finalizzati a se stessi, abbiamo pensato che devono esprimere anche il carattere della territorialità. Difatti avremo delle band che esprimono proprio il folklore, quindi musica folcloristica, ma che suoneranno anche delle canzoni natalizie. E abbiamo il carattere anche che esprime l'italianità, quindi non solo musica finalizzata a se stessa. E quest'anno la punta di diamante sono invece il teatro. Abbiamo voluto puntare sul teatro perché il teatro è cultura, è spensieratezza, è da serenità. E abbiamo voluto predisporre un teatro fatto su piazza perché deve essere adatto, riconosciuto da tutti. Abbiamo avuto difficoltà nel reperire delle compagnie che riuscissero a fare il teatro in piazza perché gli attori si distraggono, gli attori hanno bisogno del chiuso, hanno bisogno dei loro spazi e delle loro cose. Ma noi abbiamo premuto molto su questo e quindi ci hanno accordato di fare il teatro su piazza che sia insomma accessibile a tutti. Non solo questo, oltre appunto al teatro abbiamo anche la casa di Babbo Natale, ecco, dimenticavo quasi, la casa di Babbo Natale, e ci sono alcuni ragazzi, giovani ragazzi, che hanno deciso di fare questa casa di Babbo Natale, che sarà un luogo dove i bambini possono andare a fare la classica lettera di Natale, esporre a stare vicino a Babbo Natale è la cosa, forse è sicuramente la cosa più bella per un bambino. Abbiamo anche fatto un angolo selfie spot perché siamo sempre social, non c'è niente che fare. Accanto alle tradizioni abbiamo avuto anche il pensiero di fare un angolo selfie spot per cui ci sarà proprio un vicolo del borgo di Tropea, un vicolo che sarà addobbato per fare un selfie spot, semplicemente sarà un bacio sotto il vischio.
Oltre a questo qua, vediamo se mi ricordo, ci sarà anche un'iniziativa che da un po' di anni, che ormai è sul posto, c'è una famiglia che in uno dei più antichi portoni di Tropea, in uno degli antichi portoni di Tropea, il Palazzo San Giovanni, ha allestito un presepe artigianale. È la famiglia Caracciolo, penso che tutti lo sappiano, è bello anche andare a visitare questo presepe artigianale ed è caratteristico perché ripropone dei personaggi tropeani vissuti una volta e quindi è bello anche andare a visitare questo presepe artigianale. Ci saranno anche... l'associazione commerciante ha voluto anche il 23 dicembre ideare un Christmas Shopping Day, quindi un giorno dedicato allo shopping natalizio. Dedicato allo shopping natalizio perché noi vogliamo anche dare respiro alle attività commerciali, sebbene questo era un periodo morto dove nessuna attività commerciale apriva perché non c'era la possibilità economica di farlo. Adesso stiamo dando un input, quindi questo giorno, il 23 dicembre, noi chiediamo di acquistare nei nostri negozi. Faremo una parata di artisti di strada, quindi ci saranno artisti di strada che veramente sarà una festa e una gioia accogliere questi artisti di strada. Ci saranno dei trampolieri, danzatrici luminose, performer, danzatrici aeree, giocoleria, danza contemporanea, danza aerea. Si dislocheranno poi su 4 piazze dove faranno la loro rappresentazione. Per i bambini il 22 dicembre c'è appunto un giorno dedicato ai bambini, daranno il benvenuto alla mascotte di Minnie e di Topolino, animatori di palloncini, spettacoli di giocoleria, magia, baby dance, gonfiabili, posta di Babbo Natale. Insomma, diciamo che è un contenitore che abbiamo cercato di riempire di tante cose. L'abbiamo appunto cercato di riempirlo di tante cose. E per finanziare il tutto abbiamo anche ideato, grazie a Romania Marchese, che la volevo ringraziare pubblicamente, lei è stata diciamo il motore ispiratrice di questa riffa di Natale con cui abbiamo finanziato gran parte degli eventi. Veramente senza il supporto e senza la sua forza, la sua ottemperanza determinata fino all'ultimo a raccogliere questi fondi per realizzare questo progetto che è ambizioso. E ringraziamo anche il sindaco che ci ha coadiuvato, ci ha assecondato in tutte le nostre iniziative e ci ha anche dato un supporto economico quando siamo arrivati a un certo punto in cui rischiavamo di non farcela. E ringraziamo il sindaco, tutta l'amministrazione. Un ulteriore supporto, sì. Ringrazio la città, non il sindaco. Il sindaco e poi tutta la cittadinanza che anche acquistando un solo biglietto si è resa partecipe di questo progetto. Ecco. Mi dimentico qualcosa? Sì. Devi ringraziare Ascolm? Sì, dobbiamo ringraziare sicuramente l'associazione ASALT, Albergatori Tropea, qui rappresentata da Pasquale Negro. Ringraziamo anche Media Partner Publicom, Radio Latte e Miele, Maria Irene Fulco per la sua disponibilità nel recruiting delle compagnie teatrali, il Club per l'UNESCO che ci ha dato un valido contributo, qui rappresentato da Chiara, la consulta delle associazioni che è stata veramente molto disponibile nel dare il suo contributo e ha apprezzato molto il progetto. E tutta la cittadinanza, come dicevo prima, perché anche con l'acquisto di un solo biglietto ospitiamo Tropea, quindi tutti i B&B di Tropea che hanno anche contribuito. Veramente c'è stata la comunione di tutti, in primis dei commercianti che veramente
tutte, ogni attività, dal centro storico, a partire dal centro storico, ma arrivare fino a Via Libertà, il Tondo, che sono veramente, Viale Tondo, che sono veramente gli angoli più distanti, diciamo, dal centro, hanno dato il loro contributo. Quindi veramente un plauso a questi commercianti che sono dimostrati generosissimi. Sì. Sì, esattamente, ci credono, ci hanno dato fiducia, hanno visto già nel 2019 che si poteva raccogliere un frutto e speriamo ora nel 2021 di raccogliere questo frutto e di dare serenità a tutta la popolazione, perché ce lo meritiamo. Anche ai commercianti, perché veramente dopo il duro lavoro delle stagioni estive, vedere Tropea così bella per un commerciante significa godersela, perché d'estate non riusciamo a godere di ciò, di Tropea, non riusciamo perché siamo immersi nel lavoro, no? Invece vedere il periodo più bello dell'anno, il Natale, con le luci, adornata dalle luci, contornata dai negozi aperti e dai ristoranti aperti, perché solo le luci non danno lustro sia a Tropea, ma il turista vuole anche essere accolto, no? E quindi quest'anno i commercianti del centro sono pronti ad accogliere veramente tutti. Sì, il costo del progetto si aggira intorno ai 30.000 euro. Più le luminarie a parte, perché questa è la parte del comune totalmente, certo. Torno a 70.000 euro. No, c'è circa un 10% in più di budget aumentato di circa 10%. Siamo sugli 70.000 euro. Diciamo che il progetto totale, insomma, il costo è intorno ai 100.000 euro. Sì. Qualcosa in più forse. Sì, forse qualcosa in più, però sì. Diciamo che... Sì. No, il palco di Piazza Vittorio Veneto è allestito per i tre eventi musicali. Quindi saranno esatto, saranno fatti all'aperto, gli eventi musicali saranno su Piazza Vittorio Veneto, mentre quelli di teatro preferiamo Piazza Ercole. Quindi saranno due piazze che verranno occupate rispettivamente per questi eventi. La casa di Babbo Natale è vicino Villetta Don Mottola. Via Don Mottola. Esattamente in via Pelliccia, che è un angolino che poi sarà visibile perché metteranno qualche indicazione, quindi in un vicolo del centro storico. Ci saranno due case di Babbo Natale, per aver capito. Probabile che ce ne siano due, una più moderna e l'altra, diciamo, caratteristica. Due cose diverse, magari. La cerimonia di accensione sarà il 20 novembre, quindi sabato prossimo, orario intorno alle 17. Intorno alle 17 in concomitanza con, diciamo, l'imbrunire. Ci sarà questa simbolica accensione delle luminarie alla presenza della cantante soprano Gemma Fazzari, che intonerà delle canzoni di Natale, e del pianista, il maestro Francesco Pata. Successivamente a questa, il sindaco ovviamente farà l'accensione delle luminarie simbolica, e subito dopo ci sarà il taglio di un panettone gigante offerto dal Tropea Cipolla Party, alla presenza degli chef pasticceri Mastroianni e Caridi. Quindi ci saranno questi due momenti che allieteranno, insomma, l'accensione delle luci. E dov'è appunto? Piazza Ercole. Mastroianni e Caridi. Finito? Sì. Allora, noi innanzitutto un plauso all'Associazione Commercianti, che continua a perseverare in questo progetto ambizioso, quest'anno forse ancora più degli altri anni, quindi noi lo sosterremo con la Proloco in tutte le iniziative, saremo di sostegno al fianco appunto di ogni appuntamento, quindi la Proloco di Tropea sarà disponibile come punto di riferimento per i visitatori per ricevere informazioni. Ma in questo momento ci stiamo, diciamo, preparando a inviare anche la locandina
locandina dell'evento alle agenzie di viaggi del territorio sia calabrese che nazionale, che nelle ultime settimane ha voluto comunque contattare la nostra Prologo per avere informazioni, perché appunto iniziare prima ha uno scopo, iniziare prima significa fare poi un passaparola. E quindi inizieremo proprio oggi a diffondere la nostra locandina con tutto il calendario eventi e inoltre quest'anno la Prologo, oltre ad essere aperta tutti i giorni, offrirà anche delle piccole iniziative per i più piccoli. E si promuove quest'anno e finanzia anche la Zampogna Annunciatrice, proprio perché scopo delle Prologo d'Italia è quello di promuovere le tradizioni, quindi meglio che una di quelle iniziative ormai più storiche, no? Il risvegliarsi al mattino con il suono della Zampogna, e sarà appunto, accompagnerà il periodo della novena di Natale dal 16 di dicembre al 24 mattina. E appunto, come dicevo, in alcune mattinate avremo la disponibilità dei nostri maestri zampognari ad incontrare i bambini delle scuole e quindi a raccontare un po' di questa bellissima tradizione. Quindi promuoviamo questa bella iniziativa, che non è un'iniziativa solo ludica, ma un'iniziativa anche culturale. È presente qui Chiara Epifanio per il Club UNESCO, perché quello che ci preme sottolineare è fondamentale che questa è un'iniziativa che dà valore all'intero territorio, quindi ci teniamo tanto che esca fuori anche questo significato vero e proprio. Poi, se vuole dire anche due parole Chiara. Sì, volentieri. Rappresento ovviamente l'associazione e ringrazio le altre associazioni per averci coinvolto, proprio perché non bisogna puntare all'obiettivo della commercializzazione del territorio, ma bensì anche a quelli che sono i valori culturali, storici, artistici intrinseci proprio all'interno di quello che è il progetto della storia culturale popolare, e anche soprattutto con il Natale, dalla novena alla tradizione musicale, per poi arrivare alla musica moderna, contemporanea, e quello che è poi il gioco per i bambini, che allo stesso tempo, in maniera così giocosa, gioviale, fa apprezzare il proprio territorio e allo stesso tempo li porta a amarlo di più, il proprio territorio, fa capire che in realtà il futuro è essere legati alle radici del passato, è necessario poter costruire un futuro, e questo sono proprio alla base degli obiettivi dell'UNESCO, ecco perché in realtà abbiamo voluto in qualche modo inserirci e collaborare volentieri con le associazioni. Grazie. Sì, grazie nuovamente, grazie all'Associazione dei Commercianti presieduta da Romania Zangone, a tutto il direttivo, alle altre associazioni. Io sono Dario Godono per l'Associazione Libertas. Come ha avuto modo di anticipare, quest'anno insieme ad altri amici e amiche storiche organizzatrici vorremmo realizzare un presepe vivente più originale, quindi non vi anticipo, perché ovviamente la fase organizzativa è ancora un po', come dire, richiede una rievocazione biblica, ma richiede anche tempi biblici per alcune prassi e alcune tematiche che bisogna smuovere. Detto questo, io vi anticipo che riprenderemo un'iniziativa già avviata nel 2019 in occasione del primo villaggio di Natale, ossia delle visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, anche per gruppi di adulti, con la socia, la guida turistica Francesca Medile. Organizzeremo il Natale tropeano tra storia, arte e tradizione, quindi nel centro storico di Tropea, anche in occasione dei mercatini, anche delle attività che riapriranno per l'occasione. Avremo modo di far riscoprire il Borgo dei Borghi 2021 sotto l'ottica del Natale, quindi un po' a far conoscere l'antico nome di Santa Maria dell'Isola, che era per l'appunto Santa Maria del Presepe, a far ammirare l'adorazione dei pastori nella Chiesa del Gesù, a far ammirare il presepe, il bassorilievo del Barbalonga in cattedrale, e tante opere artistiche, architettoniche, ma soprattutto le tradizioni e gli usi e i costumi del Natale di un tempo che non esiste più, che
però che con tante iniziative come la tradizione degli zampognari, così come altre tematiche, potranno rivivere sotto questo scenario. Io non voglio prendere altro tempo agli altri amici e alle altre associazioni e passo la parola a chi vorrà. Al sindaco. Emilio, vuoi dire? Prego. La parte musicale, sì, diciamo. Santa Chiara, ecco, come quest'estate, insomma, riprendiamo i concerti a Santa Chiara, ce ne saranno due molto, secondo me, molto inerenti alle tematiche, anche un po' più allegre, del periodo natalizio. Ci rivolgeremo a programmi, tra virgolette, sempre leggeri, ma comunque con grandi autori di musica classica. Il primo concerto sarà il 18 di dicembre, e ci sarà il quintetto di fisarmoniche Accordion, che è un quintetto ormai molto quotato, calabrese, ma che suona in tutta Italia tranquillamente anche all'estero, e ci saranno musiche fondamentalmente anche di Astor Piazzolla, il più grande autore per tanghi, insomma, mai esistito, quindi diciamo come programma è molto gradevole per il pubblico. Ancora più gradevole probabilmente rivolgerci alla musica italiana, appunto, perché è importante anche questo, il 27 di dicembre, con un pianista, si chiama Giuseppe Di Cristo, ha avuto un grandissimo successo durante l'Armonia della Magna Grecia di quest'estate, i turisti stranieri sono usciti davvero, come dice, estasiati, e riproporrà, chiaramente cambiando programma, però poi fondamentalmente la musica film è sempre bella, risentire Il Padrino, risentire 8 e mezzo di Fellini, eccetera eccetera, di Nino Rota, insomma, con musiche di Ennio Morricone e con musiche di Nino Rota, ecco, questo pianista ci allieterà, è uno specialista del campo, e quindi penso che saranno due serate, insomma, all'insegna veramente dell'allegria e della giovialità, come è giusto, ecco, in questo periodo. Io sono Pasquale Negro, faccio parte dell'associazione albergatori ASALT Tropea. Vabbè, il presidente si trova adesso, Massimo Washington, si trova fuori Tropea per dei corsi di aggiornamento che riguardano proprio l'accoglienza, la direzione, marketing, seminari, insomma, aggiornativi che diciamo sono molto importanti, insieme alla formazione in generale sull'accoglienza in generale. A questo riguardo, infatti, si è giunti alla settima edizione di Hospitality Restart, di cui si è fatto promotore Massimo Washington stesso, insieme all'associazione tutta, e ha visto la presenza di tanti operatori della Calabria nelle varie edizioni, ed è risultata, diciamo, molto positiva, come un aiuto, specie nella gestione e nell'evoluzione della direzione alberghiera, nella conduzione delle nostre attività medio, piccole, grandi, si è rivelata quindi di grande interesse, ha stimolato anche l'entusiasmo degli operatori turistici del posto, quindi è uno spaccato molto importante nella crescita del territorio, perché evidenzia anche la crescita del territorio, crescita che è anche agevolata dalle varie associazioni presenti in sala, rappresentate quindi da giovani persone che saranno quindi rappresentano quindi la cittadina di Tropea anche per il futuro. Grazie anche all'amministrazione di Tropea, che da anni si impegna nella presenza del sindaco Giovanni Macri nella crescita di Tropea in tante iniziative, fa parte pure lui dell'ASALT, quindi anche lui è un testimone attivo, oltre che un bravo amministratore. Noi siamo presenti anche in questa importante iniziativa del Natale promossa dal presidente Zangone Romania e dalle altre rappresentanti dell'associazione ASCOM,
e della Proloco. Diamo il nostro contributo con la presenza, non dico di tutte le strutture, che magari per un'organizzazione interna del personale non riescono magari nel momento ad aprire, ma ci sono una parte delle strutture che fanno parte dell'ASALT che saranno aperte, quindi all'accoglienza degli eventuali ospiti. Faremo la nostra parte lodando l'iniziativa del Natale 2021, che è cresciuta in questi ultimi 2-3 anni in maniera esponenziale. Si notano infatti già di sera, una semplice passeggiata, già le luci che apriranno a breve e quindi già si nota l'impegno messo a frutto da queste giovani presenze nella sala. Quindi noi ringraziamo tutti e speriamo di poter anche noi crescere insieme a voi e collaborare nel futuro per la crescita di Tropea. Concludo io. Allora, quindi ringraziamo la Proloco, ho parlato Maria Antonietta, però la Proloco fa parte, è una parte importantissima di tutto questo ambaradam. L'Associazione Armonia della Campagna Grecia, un gruppo che da qualche anno collabora con la città, ma è un gruppo molto importante dal punto di vista musicale, che è l'offerta musicale di Venezia, il presidente, anzi non è il presidente, ma uno dei tasselli più importanti dell'associazione, è un nostro di fatto cittadino, ha comprato casa, vive qui e quindi ci arricchisce la comunità mettendo a disposizione il suo bagaglio di eventi, di rappresentazioni. Questa sarà durante quindi il calendario degli eventi natalizi, ci sarà anche una esibizione di un gruppo che rientra nel calendario appunto di eventi dell'offerta musicale di Venezia. Volevo nel concludere allacciarmi a quello che diceva Chiara Epifanio. Quello che viene fatto non è fatto solamente, viene in chiave economica, in chiave accattonaggio, potremmo dire. Non è così. Noi le crediamo molto nel periodo natalizio, crediamo che curare l'animo anche di noi stessi attraverso una rappresentazione suggestiva di quella che è la bellezza di questa città. Qua noi abbiamo la fortuna di avere tanta materia, infatti lo dico sempre con tanti amici, basta mettere una luce su un piccolo palazzo per dare maggiore suggestività a questo nostro territorio. Un territorio, la materia, quindi diceva una persona alla quale sono molto legato, ero molto legato, e la materia in questo caso si presta all'arte, quindi basta poco per valorizzarla. Quindi intanto questo è l'obiettivo primario nostro, è quello di riscaldare gli animi, anche quelli più aridi, far capire anche alle persone più lontane da questo percorso di rinnovamento che stiamo cercando di mettere in atto, quanto sia bella la nostra terra, quanto sia importante curarla, preservarla e valorizzarla. Qui questo è un obiettivo principale che entra nel contesto natalizio, in un contesto dove oltre al messaggio cristiano, religioso, al di là quindi di quello che è il credo, c'è comunque sia un messaggio che invita ad essere più buoni, consapevoli di quella che è la responsabilità di ognuno. Quindi è anche l'obiettivo principale quello di dare, di offrire, di stimolare la coscienza delle persone in mille direzioni, che possono essere quelle più banali, come quella che noi cerchiamo di debellare, l'abbandono di rifiuti, cicche per strada e quant'altro, quelle più importanti. Infatti, possono sensibilizzare, vedendo la bellezza,
vedendo la bellezza, piano piano, anche sì, piano piano, vedendo la bellezza, noi avremo in questi giorni proprio un convegno sulla bellezza, dove proprio la bellezza sarà protagonista di questo convegno. Quindi quell'aspetto è l'aspetto fondamentale, e l'abbiamo detto lo scorso anno quando molti ci hanno criticato per il fatto: a chi le fate? Le abbiamo fatte per noi. Le abbiamo fatte per noi, per i nostri cittadini, per i bambini che magari in quel periodo terribile vissuto durante il Covid, magari una passeggiata fuori casa con una stella di Natale gli ha riscaldato l'animo in un periodo. Quindi il motivo principale rimane quello. Poi è un'occasione attraverso la quale vogliamo far scoprire il borgo a chi veramente, a quelle persone che si possono vantare di essere dei veri viaggiatori, non dei turisti mordi e fuggi, ma quelli che vogliono conoscere veramente l'anima, la cultura, la storia di un posto. Quindi questo sicuramente, il periodo natalizio, potrebbe essere uno dei periodi migliori per conoscere la storia, l'anima di questa nostra meravigliosa città. Ovviamente, visto che le cose non fanno a cazzotti ma sono compatibili, utilizzeremo tutto questo spettacolo, queste manifestazioni per promuovere la nostra città. Quindi l'aspetto social sarà un aspetto importante. Per esempio, adesso noi usciremo sul numero di dicembre della rivista di settore dei borghi più belli d'Italia, quindi cioè, attraverso questo ci consente, anche grazie ovviamente ad investimenti da parte di sponsor che ringrazio, in particolare mi riferisco al gruppo Valentur, che ha creduto nell'iniziativa, crede nelle potenzialità della città, crede nella promozione. Quindi abbiamo conquistato uno spazio molto importante nella rivista, che ci consentirà di far conoscere a un pubblico importante la bellezza di Tropea anche in periodi che non sono quelli canonici per una città che purtroppo continua ad essere appellata e indicata come località turistica balneare. Concludo cercando di ricordare a noi stessi e a chi ci seguirà, a chi leggerà la stampa, che cercando invitandoli a fare un passo indietro di circa 4 anni, quando il Natale, al di là del suo senso biblico, ecco, però era vissuto in questa comunità come una parentesi quasi angosciosa, perché proprio nemmeno veniva percepito, non c'era nemmeno la possibilità, non si dava a chi voleva la possibilità magari di stare aperto per fare la sua e continuare a esercitare la sua normale attività. Quindi abbiamo fatto in questi anni un salto in avanti veramente eccezionale. C'è un libro di un nostro concittadino che mi pare si chiami, mi potrà correggere sicuramente la professoressa Sacca, i cosi quando si contano parlano nenti, una cosa, o comunque erano di Bruno Cimino. Purtroppo spesso i cosi quando si contano può parlare nenti, ma fare quello che è stato fatto non è stato poco, e bisognerà ovviamente continuare, cercheremo di continuare lungo questa strada. Questo è il quarto Natale di questa amministrazione, quindi il quarto panettone per la buona pace di tanti che questa amministrazione gusterà. Il penultimo, però voglio dire, penso che la strada fatta insieme col contributo di tutti sia una strada importante, testimoniata da un risultato lusinghiero. Si può fare meglio, si potrà fare di più, sicuramente con gli anni cercheremo di fare meglio, di più, e di cercare di mettere d'accordo le varie anime della città, confidando e continuando a confidare nella partecipazione sempre più massiccia e ampia, soprattutto della rete dei commercianti all'iniziativa natalizia, perché da soli va da sé che insomma si riesce a fare ben poco. Se per esempio se si punta al turismo e le strutture rimangono chiuse, può essere un problema, è un problema grave. Quindi vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicati, e appuntamento al 20 di novembre ore 17, Piazza Ercole, per la cerimonia di inaugurazione. Grazie mille.